Invito il signor Alvise Vianello in rappresentanza del comitato del 10 febbraio. Buongiorno. A nome del comitato 10 febbraio voglio ringraziare l'amministrazione comunale tutta, le forze dell'ordine, le forze armate, le associazioni d'arte e tutti i presenti. Il 10 febbraio rappresenta una data simbolica per la nostra storia nazionale e per molti italiani che si ritrovarono costretti ad abbandonare le proprie case e la propria terra prima dell'entrata in vigore dei trattati di pace. Il 10 febbraio ricorda un lungo silenzio. Per molti anni, dopo la fine della guerra, i fatti che riguardavano il nostro confine orientale vennero taciuti, insabbiati, minimizzati, distorti, giustificati, perché scomodi. Oggi, per fortuna, si inizia a parlare di quelle storie. Storie di italiani, come noi. Bambini, donne e uomini, il quale l'unico peccato fu quello di essere italiani e sentirsi italiani. 350.000 furono gli esuli e un numero indefinito di migliaia di nostri connazionali subirono una morte vile per mano della furia comunista italiana. Oggi ricordiamo quel sacrificio, ricordiamo quell'attaccamento a quelle terre dove ancora oggi le pietre parlano italiano. Oggi ricordiamo la crudeltà e la volontà sistematica di cancellare prima gli italiani e successivamente quelle storie dolorose che trovarono degli alleati anche tra alcuni italiani. Onoriamo i martiri del Foibe e onoriamo i nostri connazionali, esuli Cristiano Giuliano Dalli. Carne al fuoco, specialità carne, sughi gustosi, tagli ricercati, ricchi panini e i capricci di mare. Dal lunedì al venerdì puoi scegliere anche l'ottimo menù carne al fuoco, diverso ogni giorno, il tutto servito o take away. Carne al fuoco in Viale Umbria a Sottomarina.